Intanto buonasera a tutti quanti. Volevo riprendere due punti sui quali mi ero fermata la volta scorsa, leggendo quel testo di Maria Montessori, dove dice, racconta che da quella piccola breve esperienza che aveva fatto a Barcellona, il risultato era stata la scoperta di bambini che a contatto con la realtà religiosa provavano un senso gratissimo di gioia e mostravano una nuova dignità. Allora, su questo senso gratissimo di gioia, ecco, ho trovato un pensiero importante di Renato Guardini, perché la gioia di cui parla Montessori e la gioia che sperimentiamo tutti noi che lavoriamo con i bambini in questa catechesi è una gioia particolare, lo dicevo già la volta scorsa. E Guardini scrive così: noi vogliamo far sì che il nostro cuore divenga lieto, non allegro, che è qualcosa completamente diverso. Essere allegri è un fatto esterno, rumoroso, presto si dissolve. La gioia invece vive nell'intimo, silente, è profondamente radicata. Essa è sorella della serietà, dove è l'una e anche l'altra. Ciascuno la può possedere allo stesso titolo, qualunque sia la sua natura. La vera fonte della gioia è radicata più profondamente, cioè nel cuore stesso, nella sua più remota intimità. Ivi abita Dio e Dio stesso è la fonte della vera gioia. Ecco, ritornerò spesso su questo tema perché è una caratteristica, direi quasi fondamentale della catechesi del Buon Pastore. Qui mi interessa sottolineare questo aspetto. Non è la stessa cosa dell'allegria, è una gioia profonda, è una gioia che si accompagna alla serietà. Dove c'è la gioia, c'è anche la serietà. Ed è una gioia che la può possedere chiunque perché non è legata a determinate cose, ma è legata, scaturisce da qualcosa che sta nel profondo. E proprio perché sta nel profondo, ha una durata lunga, è una gioia che permane, è una gioia che non si esaurisce in pochi minuti. E qui Guardini dice, è quella gioia che deriva, è Dio la fonte di questa gioia. Quindi gioia e serietà. Maria Montessori aveva parlato di una nuova dignità. Ecco, dignità è un termine che mi pare possa andare molto in sintonia con quello che Guardini diceva della serietà. La dignità che Montessori ha scoperto nel bambino a contatto con il mondo religioso è una dignità, ho scritto così, che impedisce ogni rimpicciolimento del messaggio religioso, perché riconosce il bambino come persona capace. Il bambino è una persona capace di che cosa? Capace, qui è Sofia Cavalletti che lo scrive in quel testo, in quell'antologia di cui vi ho parlato la volta scorsa. Persona capace di quella religione dotta, così la chiama lo storico Henri Marrou, religione dotta qual è quella espressa dalla religione biblica ebraico-cristiana. Ecco, il bambino è una persona capace di religione dotta, di una religione dotta, e la religione dotta è la religione ebraico-cristiana. È un bambino che non accetta che gli si rimpicciolisca il messaggio religioso. Un'altra frase interessante, questa è di Sartre, dice: i bambini tra loro odiano gli infantilismi. È un grande principio che sempre ricordiamo nella nostra catechesi, è quello che occorre dare ai più piccoli le cose più grandi. Ecco, più il bambino è piccolo e più è capace di realtà grandi, di annunci grandi, di accogliere le verità grandi. È una persona, il bambino è una persona capace di religione. Capace, e qui voglio subito dire un elemento che
Anche questo è fondamentale nella nostra catechesi. Se il bambino è capace di relazionarsi con Dio, il bambino è capace fino al punto di poter e dover scegliere lui quando fare la prima comunione. Questo è per noi un dato di una importanza somma. Non c'è un'età fissa per fare la prima comunione. Tutti i bambini che arrivano in terza elementare, in quarta elementare, a seconda di dove, di come si svolge la catechesi, allora tutti i bambini insieme quell'anno è l'anno della prima comunione. No, non è possibile. La prima comunione è la comunione è il momento più intimo, più personale del rapporto con Dio. Come può essere scelto da fuori? Scelto da altri è uguale per tutti. Ecco, dovremmo tornare molto su questo aspetto, però qui lo anticipo. Nella nostra catechesi è il bambino che sceglie, che decide, che discerne. Uso proprio questa espressione così da persone mature. Ecco, il bambino è capace, sono più di 60 anni che lavoriamo in questo modo, è capace di discernere lui quando è il momento per l'incontro della comunione, della prima comunione. Ripeto, torneremo molto su questo aspetto, però mi piaceva anticiparlo perché fa parte di quegli elementi fondamentali del nostro metodo. Quindi dignità che impedisce il rimpicciolimento del messaggio religioso. Allora torniamo alle fonti della catechesi del Buon Pastore. Dicevamo la prima fonte è la Bibbia. La Bibbia non può essere rimpicciolita. Nella nostra catechesi noi mettiamo i bambini a diretto contatto con la Sacra Scrittura. Non può essere rimpicciolita, vuol dire che non possiamo dare ai bambini dei riassunti, non possiamo, ricordiamoci sempre un bambino serio, un bambino che ha mostrato di essere capace di Dio, del rapporto con Dio, non possiamo ridurre la Bibbia a storielle, a raccontini, non possiamo, renderla più attraente mettendoci disegni, immagini, a volte addirittura fumetti, la Bibbia a fumetti. Perché non possiamo darla con immagini? Le immagini, i disegni fissano, stabiliscono una realtà, la indicano e il bambino rimane attaccato a quella realtà se la vede. Mentre la Bibbia, il linguaggio biblico è tutto un linguaggio allusivo, è tutto un linguaggio che va ascoltato, va penetrato. Una Bibbia illustrata è una Bibbia, soprattutto se poi data ai bambini, chiaramente, è una Bibbia che lega quelle parole a determinate immagini che rimarranno la concretizzazione di quello che il bambino ha letto o ascoltato e si ferma lì, si fissa lì. Allora, ecco, la Bibbia che diamo ai bambini è la Bibbia, è la Sacra Bibbia, senza figure. La Bibbia è troppo grande per accettare di essere abbellita, non lo sopporterebbe, non lo sopporterebbe. La Bibbia va data ai bambini nella verità del testo biblico, proprio così. E poi la liturgia. E anche la liturgia è una liturgia che va data, che presentiamo ai bambini nella sua verità più completa. A che serve la liturgia nella nostra fede? La liturgia è quello che permette di vivere ciò che la nostra fede crede. La Bibbia ci insegna, ci rivela chi è Dio,
La liturgia ci fa vivere quello che la Bibbia ci rivela e che crediamo. La liturgia celebra quello che la Bibbia narra. La Bibbia narra la celebrazione dell'alleanza. Entriamo nel Nuovo Testamento, la Bibbia, il Vangelo ci parla della morte e della risurrezione di Gesù e la liturgia ce ne fa vivere il memoriale. Quindi quello che la fede crede, la liturgia lo celebra e la liturgia è l'ambito dove la parola diventa evento, dove la parola diventa viva, diventa vita. E i bambini vengono introdotti direttamente nella nostra catechesi alla vita liturgica. E qui ho mantenuto questa foto di questo bambino al quale i più piccoli si presentano gli arredi della messa, gli arredi che poi vedranno nella chiesa. Ma in queste prime presentazioni degli arredi dell'altare, il crocifisso, le candele, il calice, la patena, ecco, con anche questi piccolissimi, se vogliamo anche, diciamo, segni, arredi molto semplici, molto essenziali, di fatto noi introduciamo i bambini a quei due annunci essenziali che Paolo nella prima lettera ai Corinzi con molta solennità dice di aver ricevuto e a sua volta trasmesso. Che cosa Paolo ha ricevuto e ha trasmesso? Che il Signore Gesù è morto ed è risorto e che il Signore Gesù ha preso del pane e ha preso del vino. Ora, introducendo il bambino piccolo agli arredi dell'altare, noi gli annunciamo quei due momenti, quelle due realtà così fondamentali della nostra fede. Sull'altare collochiamo il segno di Gesù con la luce che indica che è risorto e un calice e una patena dove ci sta un vino e un pane che sono Gesù. Ecco, quindi la liturgia come ambito nel quale si vive ciò che la Bibbia rivela, ciò che la fede crede, e il bambino piccolo è capace di accogliere questi annunci. Poi terza fonte, eravamo arrivati qui la volta scorsa, è il bambino nelle diverse fasi del suo sviluppo. E qui è dove stasera voglio fermarmi un pochino di più. Noi dobbiamo conoscere chi è il bambino, chi è il bambino al quale che vogliamo aiutare affinché possa vivere la sua relazione con Dio. Il bambino cresce, il bambino ha 3 anni, ha 6 anni, 9 anni, 12 anni, sappiamo benissimo che non è lo stesso bambino quello che ha 3 anni e quello che ha 9 anni. Allora è qui dove di nuovo Montessori ha dato delle indicazioni che a noi sono sembrate e continuano a sembrarci molto importanti. Perché possiamo subito farci questa domanda. Perché iniziare la catechesi nella prima infanzia, cioè già a partire almeno dai 3 anni? Per noi è una legge, non potremo mai, io non sarei assolutamente capace di iniziare la catechesi a 6 anni, a 8 anni. Perché troviamo necessario iniziare una formazione religiosa in modo più strutturato, in modo più anche sociale, socievole con i bambini insieme, con un gruppo di bambini, perché già a partire almeno dai 3 anni? Perché dai 3 ai 6 anni il bambino si trova in quello che Maria Montessori chiama il primo
primo dei quattro piani del suo sviluppo. Montessori ha individuato nella crescita dei bambini quattro piani di sviluppo, li chiama così e lei ha dato questo nome, ma insomma è una suddivisione che già era fatta propria da altri pedagogisti e praticamente quella che tutti quanti possiamo riconoscere come valida: l'infanzia dai 0 ai 6 anni, la fanciullezza dai 6 ai 12, l'adolescenza dai 12 ai 18, la maturità dai 18 a 24. Più o meno sono queste le tappe. Ma Montessori ha individuato per ogni piano di sviluppo determinati periodi sensitivi, li chiama così, periodi sensitivi. E cosa intende Montessori quando usa questa espressione? Periodo sensitivo è quel periodo nel quale si manifesta nel bambino, o nel fanciullo, o nell'adolescente, o nella maturità, degli interessi appassionati, il termine è forte, cioè una passione forte, un interesse veramente profondo per arrivare ad acquisire qualche cosa, a conoscere, a sperimentare, a esercitare una particolare potenzialità, un'acquisizione verso la quale ci si slancia con tutto la forza vitale che si possiede. E se non ricordo male, già la volta scorsa vi avevo accennato, per esempio, al periodo sensitivo del linguaggio. Ecco, il bambino ha a qualche mese di vita incomincia a fare vocalizzi, incomincia a osservare con attenzione le labbra di chi gli sta vicino, è tutto proteso per acquistare il linguaggio. E la stessa cosa avviene dopo qualche mese per il movimento, il camminare. Non lo si può fermare in quel periodo in cui tutto il suo essere è proteso verso questa nuova acquisizione, davvero quella esigenza diventa per il bambino un'esigenza vitale, ha la necessità assoluta di raggiungerla, di acquisirla, e queste acquisizioni rimangono radicate e non si perdono più. Il bambino che ha imparato a parlare, che ha imparato un linguaggio, quel linguaggio è il suo linguaggio. Il bambino che impara a camminare ormai sa camminare, se lo saprà fare sempre meglio, e nei primi mesi avrà bisogno di esercitarsi, poi a un certo momento finisce quel periodo sensitivo, non si interessa più al suo movimento, perché è diventata una sua acquisizione di cui è completamente padrone. Non ha più necessità di sperimentarla. Ora, questi periodi sensitivi sono specifici per ogni piano di sviluppo. E da 0 a 3 anni, ancora, dice Montessori, il bambino vive un periodo creativo, è il periodo della più grande creatività del bambino. A 3 anni il bambino già è in grado di conoscere se stesso, conoscere il suo ambiente, di muoversi, di farsi capire e di capire. Da 0 a 3 anni il bambino acquisisce delle capacità e delle sue manifestazioni con una forza che non possiederà mai più durante tutto il resto della sua vita. È il periodo veramente creativo perché crea in se stesso tutte quelle facoltà che poi utilizzerà nella sua vita. E da 3 a 6 anni vive un periodo di perfezionamento della costruzione di se stesso. Tutte quelle realtà che ha acquisito, da 3 a 6 anni le perfeziona. Ma ancora, nella prima infanzia, appunto da 0, ma adesso noi entriamo nel periodo più da 3 a 6 anni. Ecco, in questa prima infanzia il bambino possiede una capacità di conoscenza
immediatamente percepita nella profondità e nella totalità del proprio essere. È una capacità molto particolare, di cui sempre di più scopriamo la realtà, perché certamente se non sono i bambini che se la ricordano, che ce la narrano, e se non siamo noi stessi che riusciamo ad andare molto indietro nella nostra prima infanzia, non potremmo conoscerla. Ma sempre di più si sta cercando di cogliere quello che un bambino può ricordarsi dei suoi primissimi anni. E ci si accorge che il bambino in quei primissimi anni conosce la realtà intorno a lui, conosce quello che scopre volta per volta di nuovo, lo conosce in una maniera che quella realtà gli entra dentro. Diventa una cosa sola con se stesso, fa parte di se stesso. Perché? Perché il bambino, fino ai 6 anni, sempre quando si danno queste età, chiaramente non è che scatta il giorno del compleanno una nuova capacità o possibilità di cambiamento, è intorno ai 6 anni, diciamo, il bambino è ancora un essere unificato. Questo è qualcosa di straordinario, è qualcosa che dobbiamo capire bene. È un essere unificato, vuol dire che non ha ancora diversificate le capacità che svilupperà in seguito. E che userà in modo settoriale. Dopo i 6 anni comincia a sviluppare di più il ragionamento. Ragionamento, cioè la capacità di collegare un concetto con un altro, di far seguire a una comprensione di qualcosa conseguenze, di capire quali possono essere le premesse, le conseguenze di una determinata verità o di una determinata esperienza che sta facendo, ragiona. Ecco, fino a intorno ai 6 anni il bambino non è certamente non è scemo, ha una sua grande logica, una sua intelligenza, ma non un'intelligenza che permetta un ragionamento conseguenziale. Il bambino dopo i 6 anni acquista sempre di più una capacità di giudizio. Prima non ha questa capacità di giudizio. Il bambino dopo i 6 anni sviluppa tutta una sua affettività e il mondo dei sentimenti in maniera, qui ho preso questo termine settoriale, cioè sono capacità nuove che vengono sviluppate in maniera quasi autonoma l'una dall'altra. Fino ai 6 anni il bambino è un essere unificato. Quando noi diventiamo adulti, quanto più diventiamo adulti, ci rendiamo conto di quanto è importante anche per noi, soprattutto per noi adulti, tornare a unificare quelle capacità che abbiamo sviluppato in maniera più settoriale durante tutto il periodo della nostra crescita e della nostra maturità. Arrivati alla maturità, ecco che noi sentiamo quasi l'esigenza, o ci dicono che sarebbe opportuno ritornare a unificare tutte queste capacità, a non essere persone soltanto che vivono razionalmente e hanno l'affettività immatura, o che vivono slegate queste capacità. Ora, il bambino piccolo non vive in maniera diversificata e slegata le proprie capacità, ma le vive nella sua unifica nella loro unificazione, le vive globalmente. Egli coglie la realtà con immediatezza, detto la coglie immediatamente, e la coglie con tutto se stesso. La coglie con il tatto, con l'udito, con tutti i suoi sensi, la coglie con la sua intelligenza. E con il suo amore.
La coglie con un suo essere che è tutt'uno, è un essere globale. E in questa realtà che egli coglie in questo modo, evidentemente noi crediamo che in questa realtà c'è la presenza di Dio. E quindi il bambino nella prima infanzia possiede questa particolare capacità di conoscenza anche riguardo alla presenza di Dio. Coglie e conosce la persona di Dio con questa sua specifica modalità di rapportarsi alla realtà che è intorno a lui e che è fuori di lui. Allora, perché iniziare un percorso di formazione religiosa, di catechesi, intorno ai 3, 4, 5 anni, io direi proprio intorno ai 3 anni, non iniziare dopo, perché è in questo periodo che la presenza di Dio entra a far parte della conoscenza e della vita, dell'esperienza del bambino in modo così profondo, così totalizzante come non lo potrà più avere. Allora, comunque non ci preoccupiamo se sto cominciando così ad annunciare qualche cosa, ma sono tutte indicazioni sulle quali dovremo tornare e tornare più volte. Allora, ecco, il compito dell'adulto è di accompagnare evidentemente questa crescita del bambino nelle diverse fasi della sua età, e questo accompagnamento per la Montessori è l'educazione. La Montessori avvia delle scuole, un metodo educativo, un metodo pedagogico. Per la Montessori l'educazione tutela, ha un'obbedienza alla vita. Ecco, l'educatore è qualcuno che deve tutelare, custodire, proteggere, aiutare che il bambino obbedisca alla vita, a quella forza che è dentro di lui e alla quale deve, è tutto pronto ad obbedire. Cresce in altezza, cresce in età. Cresce in capacità, in acquisizioni diverse, ecco, deve obbedire alla vita che lo invita a parlare. L'educatore deve mettere tutti gli aiuti, deve dare tutti gli aiuti al bambino perché possa parlare. Dicevamo la volta scorsa, se un bambino vive in un ambiente assolutamente silenzioso non potrà imparare a parlare. Se vive continuamente legato e fasciato non potrà muoversi. Allora, educazione tutela un'obbedienza alla vita, e il famoso slogan, diciamo la massima che sta in tutte le scuole Montessori, è quasi, Maria Montessori dice, il grido del bambino che il bambino rivolge all'adulto è aiutami a fare da solo. Riportando questi due principi alla catechesi, noi diciamo che la catechesi è tutela della relazione con Dio. Questa relazione con Dio che il bambino e Dio vivono tra di loro, l'adulto, il catechista, deve tutelarla, deve facilitarla, deve dare tutti quegli elementi che possano permetterle di sorgere, di crescere, di svilupparsi. La catechesi è tutela della relazione del bambino con Dio. E allora il motto che deve guidare il lavoro del catechista è ascoltare profondamente in tutta la sua attività quella voce del bambino che dice aiutami ad incontrare Dio da solo. Da solo, capiremo bene, Dio è padre di una famiglia umana,
di tutta la famiglia umana, è il creatore di tutti gli esseri umani e quindi diciamo Padre nostro, non diciamo Padre mio, ma questo Dio che è Padre di tutti gli uomini è un Dio che ha con ciascuno un rapporto assolutamente personale. È un Dio che chiama tutti per nome, conosce tutti per nome. Il nome è ciò che rende ciò che più personale ognuno ha. Ecco, allora il bambino ci dice, ci chiede, ci supplica, aiutami ad incontrare Dio da solo, cioè non intrometterti, non intrometterti. Rispettami, sono una persona capace di incontrare Dio. E Dio ci chiede non intrometterti, rispettami. Io so chi sono i bambini e io ho detto, se non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, catechesi, tutela della relazione con Dio. Aiutami ad incontrare Dio da solo. La Montessori con il suo metodo ci ha aiutati a vedere il bambino religioso e a lasciarci guidare da lui. È il bambino che ha mostrato di vivere diversi momenti sensibili a livello religioso. Come abbiamo visto che ci sono momenti sensibili nello sviluppo psichico, umano, fisico, psicologico, così ci sono diversi momenti sensibili a livello religioso. Sensibili, ricordiamoci che cosa voleva dire. Vuol dire che ci sono momenti nei quali c'è una forte passione verso qualcosa. Sono momenti nei quali sorge nel bambino, anche nell'ambito religioso, una determinata esigenza di rapporto con Dio e quella la dobbiamo conoscere, ma non l'abbiamo scoperta, non l'abbiamo decisa noi, è il bambino che ce l'ha mostrata. L'ha mostrata a Sofia e a Gianna nel loro inizio di lavoro e poi ha continuato a mostrarla a tutti coloro che fin dall'inizio hanno collaborato, hanno continuato in questa metodologia e hanno confermato questa individuazione di momenti sensibili a livello religioso. Allora, per la catechesi del Buon Pastore si è trattato di cercare quali potevano essere i contenuti, quali sono i contenuti corrispondenti a ognuno di questi momenti, contenuti del messaggio biblico, del messaggio di fede. La Bibbia, certo, noi mettiamo il bambino a diretto contatto con il testo sacro, ma non incominciamo con un bambino di 3 anni a leggere dalla Genesi e continuiamo tranquillamente fino all'Apocalisse. Come scegliamo quali pagine, quali annunci sono i più rispondenti alle esigenze del bambino di 3 anni? Quali annunci sono più rispondenti alle esigenze del bambino di 6 anni? Non sono state scelte a tavolino. Questi contenuti sono stati poco alla volta, ma in maniera abbastanza veloce, perché il bambino è molto generoso nel farsi capire e nel farci capire quali sono queste sue capacità e queste sue necessità. E quindi è stato il bambino che ha indicato quali erano i contenuti che più rispondevano a quel determinato momento che stava vivendo. E come ce lo ha indicato? Ce l'ha indicato perché di fronte a certi annunci, di fronte a certe, diciamo, pagine della Bibbia, di fronte a certe elementi della liturgia, il bambino rispondeva con quella gioia di cui parlavo prima. Rispondeva manifestando di aver accolto un dato di rivelazione che lo ha pacificato,
che lo ha messo in grado di godere in profondità. Lo ha messo in una situazione nella quale quasi faceva fatica a venirne fuori. Desiderava rimanere a lungo, desidera rimanere a lungo a contatto con quell'annuncio specifico. Con altri annunci questo non capitava. Con altri annunci poteva sentirli, poteva ascoltarli, ma non penetravano nella sua profondità, non ci ritornava sopra, non riemergevano nel parlare e vedremo poi anche in quale altro modo particolarissimo il bambino in questa catechesi ci ha per poterci trasmettere quali sono le sue scelte, quali sono le sue esigenze. Quindi questo adesso mi interessa sottolineare. Anche nell'ambito religioso ci sono momenti sensibili diversi a seconda dell'età e dell'età di tutti i bambini. Ricordiamoci questo che dicevo anche la volta scorsa. Qui non si tratta di un bambino italiano o un bambino africano o un bambino di ambiente povero, di un ambiente ricco, un bambino colto, un bambino privo di mezzi sociali o culturali elevati. Qui è il bambino in quanto tale. Allora, rimaniamo sempre con questo piccolo, dai 3 ai 6 anni. Il bambino costruisce la sua persona attraverso le relazioni. Questo sappiamo benissimo. Sono le relazioni vitali, le relazioni con le persone che costruiscono la persona umana. La persona umana si costruisce attraverso relazioni con persone umane. Martin Buber, questo grande filosofo ebreo, ha una frase che è veramente interessante e per noi molto importante. Martin Buber dice: l'uomo si fa io nel tu. Cioè, l'essere umano costruisce il suo proprio io, costruisce la sua, possiamo dire, la sua personalità, il suo io più profondo nel rapporto con un tu. E sappiamo benissimo come questo è vero nella nostra vita personale, ma anche nel nostro lavoro educativo, familiare, quanta attenzione un genitore mette nel vedere con chi frequenta, quali sono le persone, i bambini con i quali il proprio figlio gioca, qual è l'ambiente umano nel quale si muove. Il rapporto con le persone è un rapporto, soprattutto poi dai 3 ai 6 anni, che è quello fondamentale, quello dove abbiamo visto che tutto ciò che il bambino vive e sperimenta, entra nella profondità del suo essere, in quell'età soprattutto quanta attenzione nel vedere con chi si relaziona il bambino, perché quanto più è grande, grande valore umano, in valore, in spessore umano, il tu con cui ci relazioniamo, tanto più il nostro io è un io che cresce, è un io che è grande di questa grandezza di spessore umano. Ora, la catechesi aiuta il bambino nella sua relazione con Dio. Dio ecco, è il più grande di tutti. Allora, se l'uomo si fa io nel tu, come sarà importante che questo tu possa essere anche Dio? E noi aiutiamo il bambino a farsi io nella relazione con Dio. È una relazione sconfinata, perché Dio è immenso. Dio, ricordiamoci quella frase tanto importante, Dio è sempre oltre, Dio è sempre più, non lo possiamo mai definire e limitare, ma noi
ci relazioniamo con Dio, perché è Lui che ci chiama a una relazione con se stesso, è Lui che vuole vivere la relazione, il linguaggio biblico è l'alleanza, parliamo di relazione, ma il linguaggio biblico è l'alleanza. Ora, la catechesi aiuta il bambino nella sua alleanza con Dio. Il bambino è chiamato da Dio a essere partner nell'alleanza. E questa relazione sconfinata che il bambino può vivere, è capace di vivere con Dio, ricordiamoci che dai 3 ai 6 anni lo coinvolge globalmente. Ecco, è quel bambino unificato. È quel bambino che tutto ciò che coglie dall'esterno lo coglie nella sua realtà globale. Ed è così profonda questa relazione che il bambino vive con Dio che alcune volte il bambino la collega addirittura all'esperienza fatta nel seno materno. Qui potrebbe sembrare un po', come dire, esagerato quello che dico, vi voglio far vedere questo disegno. È una bambina colombiana, della Colombia, di 4 anni, che ha disegnato l'immagine del buon pastore. Vedremo, ma insomma la catechesi si chiama Catechesi del Buon Pastore, è chiaro che la parabola del buon pastore è una parabola centrale nella nostra catechesi, soprattutto a partire con i bambini più piccoli. E questa bambina ha disegnato, lo vedete un po' molto schematizzato, però è quell'immagine della statuina del buon pastore che ha la pecorella sulle spalle. Non so se la vedete. Sopra ha calcato due immagini di pecore attraverso, ricopiandole, diciamo, dalla forma che aveva, e poi, per conto suo, ha fatto questa specie di scarabocchio, se vogliamo, un buon pastore con la pecora sulle spalle. Però c'è un'altra pecora nel disegno. E la vediamo dove ha sistemato questa pecora dentro il buon pastore e l'ha disegnata in posizione, quella posizione che il bambino assume nell'utero materno che vive per 9 mesi. Dicevo prima, il bambino vive la relazione con Dio con una tale profondità che a volte diventa, lo assimila a quella che si vive nel seno materno, in Gesù. Ricordiamoci che San Paolo, nelle sue lettere, usa questo linguaggio, un linguaggio che dal punto di vista razionale è un linguaggio assurdo. Nessuno di noi vive in un'altra persona. O meglio, tutti noi abbiamo vissuto per almeno 9 mesi in un'altra persona, nella nostra mamma. Tutti noi. Ma dopo quell'esperienza, l'esperienza di vivere in, non la possiamo più fare. Eppure Paolo, quando parla del suo rapporto con Cristo, usa questo in Cristo Gesù. E la reciproca. È Cristo in me e vuole che i cristiani siano conformati a Cristo. Ora, il bambino, nel suo rapporto con Dio, fa l'esperienza di questo vivere in. È un disegno, ma ce ne sono altri, eh? Ne possiamo avere altri. Io qui ho riportato questo. Questa esperienza è un'esperienza estremamente gratificante ed è un'esperienza di quelle che, in termini psicologici possiamo dire, permettono quella fiducia di base che appunto si acquisisce nei primissimi anni di vita e quella fiducia di base che consente di crescere in modo positivo
e di vivere tutte le altre relazioni in modo positivo. Dai 6 ai 12 anni, qui adesso tocco brevemente questa seconda fase perché ci ritorneremo, ma ci dobbiamo arrivare piano piano. Però per dirvi quanto è importante lo sviluppo del bambino, abbiamo detto che le fonti della nostra catechesi sono la Bibbia, la liturgia, il bambino nelle sue diverse fasi di vita. Dai 3 ai 6 anni abbiamo cominciato a dire qualcosa, dai 6 ai 12 anni. Dai 6 ai 12 anni si sviluppa quel periodo sensitivo che è soprattutto caratterizzato da una passione, da uno slancio vitale, da un'esigenza, esigenza forte verso i valori morali e i valori culturali. Il bambino dai 6 ai 12 anni vive un periodo del suo sviluppo che dal punto di vista fisico è molto tranquillo. Il bambino cresce in modo armonico, già il suo corpo è tutto ben organizzato, si sa muovere, sa gestire il suo corpo, quindi non lo preoccupa il suo corpo e quindi ha la possibilità invece di incentrare tutta la sua il suo interesse verso altri capacità, altri valori e in quest'età quelli che emergono sono i valori morali. Il bambino dai 6 ai 12 anni potremmo dire è quasi un moralista, è un assetato di giudizi, vuole sapere perché questo è bene e questo è male, perché? Perché questo è possibile e questo non è possibile. Perché mi dici che devo fare questo e non devo fare quell'altro? L'esigenza morale è un'esigenza fortissima nel bambino in questa età. Vuole e ha bisogno di capire bene quali sono i comportamenti che si devono assumere, che si possono assumere, e l'adulto in questo deve essere di una coerenza eccezionale, perché il bambino in questa età è capacissimo di cogliere se qualche nostro giudizio è dettato soltanto da qualcosa di provvisorio. Perché a lui sì e a me no? Perché ieri hai detto così e oggi dici così? Esigenza morale e l'altra grande acquisizione, i valori culturali. Il bambino dai 6 ai 12 anni ha un'esigenza conoscitiva. Perché? Perché acquista la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio, diventa sempre più padrone del tempo e dello spazio, ci si sa muovere e sa anche ormai capire bene che cosa vuol dire ieri o domani. Un bambino di 3 anni non ragiona così. Se a un bambino di 3 anni gli diciamo fra una settimana, non gli significa nulla. Ecco, dai 6 ai 12 anni, tempo e spazio sono categorie sempre più alla mano, alla portata del bambino. E questo tempo e questo spazio si allargano in maniera enorme, per cui il fanciullo dai 6 ai 12 anni sa cosa entra nella dimensione del mondo, del pianeta, entra nella dimensione del tempo e allora vuole conoscere. Lo sappiamo, se qualcuno di voi è maestro, soprattutto insegna, la scuola elementare è la scuola nella quale si potrebbero dare davvero, dico le enciclopedie, ma tutta la cultura. È l'età della cultura, della passione per la cultura. Quali conseguenze nell'ambito della formazione cristiana? Se il bambino sviluppa queste capacità perché avverte queste esigenze, e le esigenze sono esigenze vitali, ricordiamoci, per i periodi sensitivi, sono quelle acquisizioni verso le quali il bambino ha proprio necessità di raggiungere. Tutta la sua persona è rivolta
a questi interessi. Allora, quali conseguenze nell'ambito della formazione cristiana? Una conseguenza molto positiva, molto importante, questa è l'età nella quale si può cominciare a presentare la storia della salvezza. La storia della salvezza nella sua dimensione cosmica. La Bibbia, il nostro Dio, si rivela attraverso la storia, attraverso i fatti. Allora sono questi fatti, questi eventi nella loro, nel loro sviluppo, nella loro propria narrazione, temporale che possiamo e dobbiamo dare ai bambini, perché sono affamati di conoscere e possono entrare in rapporto con il Dio della storia, il Dio della storia. Ripeto, qui dico qualcosa, ma dobbiamo tornarci. Il Dio della storia è il Dio che presentiamo ai bambini in questa età, ma questa età, proprio perché è incentrata nelle esigenze e nelle capacità di giudizio e di morale, e esigenze e capacità culturali, è l'età, permettetemi di dirlo così, so che dico adesso qualcosa che va un po' contro tutta quella che normalmente è la catechesi che si svolge di solito, è l'età nella quale non si dovrebbe cominciare a fare catechesi. È proprio l'età, ripeto, scusatemi se lo dico così, ma parlo della catechesi e non posso dire diversamente. È l'età nella quale non si dovrebbe iniziare a fare catechesi. Perché qualunque aspetto di Dio noi presentiamo in questa età, il bambino si rivolgerà al Dio che è il nostro Dio, il Dio che dà delle indicazioni morali. Perché il nostro Dio è un Dio che vuole una creatura che sia capace di vivere i suoi stessi valori e quindi indicazioni morali nella Bibbia ce ne sono e ne troviamo, ma se io presento Dio per la prima volta in maniera formale, in maniera così di formazione cristiana al bambino, il bambino diventerà un cristiano moralista. Il suo Dio sarà sempre un Dio che dice questo si fa e questo non si fa. E avendo anche quella nuova capacità conoscitiva, ma sempre legata a un'età ancora abbastanza infantile, sarà un rivolgersi a Dio con grande interesse razionale che potrà, come dire, come si dice, potrà raggiungere questa sua esigenza razionale in modo molto provvisorio. Non possiamo con bambini dai 6 ai 12 anni sviluppare tutta una filosofia religiosa, ma il bambino si interesserà a quel livello lì e avremo dei cristiani che sono cristiani perché fanno certe cose e non ne fanno altre. Il cristiano che è tale perché vive con una serie di comportamenti e non ne vive altri. E il cristiano non è prima di tutto questo. Il cristiano vive determinati comportamenti e non altri perché vive una relazione con Dio. C'è prima la relazione con Dio e poi che cosa fare. C'è prima l'essere e poi il fare. Allora è veramente una grande responsabilità che abbiamo nell'iniziare la formazione religiosa in questa età. Ripeto, ma su questo dovremo tornarci, però insomma, ritenevo importante anticipare questo aspetto. Allora, abbiamo detto Bibbia, liturgia
il bambino nelle sue diverse età. Scusatemi, si è fermato l'orologio. Che ore sono? Sono le 7:00. Ah, abbiamo ancora, Sono le abbiamo ancora. sette. Ecco, grazie, scusatemi, ma proprio. Allora, c'è un altro elemento che caratterizza la catechesi del buon pastore e che è necessario perché ci possa essere quello sviluppo nel bambino che abbiamo detto. È necessario un ambiente. Anche qui riprendo da Maria Montessori, quel primo ambiente che lei aveva creato nella casa dei bambini a Barcellona, dove aveva iniziato la sua esperienza religiosa con i bambini. Maria Montessori l'ha chiamato atrio. Perché atrio? Atrio è il termine che nelle chiese paleocristiane indica quello spazio che si apre di fronte alla chiesa e che non è ancora la chiesa, ma non è più la strada. Ecco, è quell'ambiente che sta a metà fra la strada, fra il fuori e il dentro, e dove ci si comincia a preparare per entrare. Ora, noi abbiamo ripreso questo termine dal Montessori e chiamiamo gli ambienti dove lavoriamo e svolgiamo la catechesi, li chiamiamo atri. Non è qualcosa di assolutamente essenziale, però ci aiuta a capire che questo ambiente dove si svolge la catechesi non può essere un ambiente qualunque. Deve essere un ambiente preparato. Deve essere un ambiente che possa iniziare alla vita effettiva, alla vita più profonda, qual è quella che si svolge nella Chiesa. Nella Chiesa qui intendo riguardo tutto l'aspetto della liturgia soprattutto, ma l'ambiente atrio è quell'ambiente dove ci si prepara per vivere, iniziare a vivere il rapporto con Dio. Ed è un ambiente preparato per il lavoro. Qui avete due immagini, una è proprio era la casa di Sofia Cavalletti e vedete dei bambini, alcuni sono più piccoli, ma insomma sono tutti bambini dai 3 ai 6 anni, ognuno ha una sua sedia, un suo tavolino. Ognuno intento a un certo tipo di lavoro. L'altra immagine è un atrio, l'ho fotografato nel Chiapas, in Messico, nelle suore di missionarie della carità. I tavolini sono arrangiati, molto spesso sono fatti con scatole. Possono essere fatti in qualunque modo, non è necessario che siano di legno di mogano, ecco, possono essere fatti in tanti modi. Ma è un ambiente, perché è necessario questo ambiente? Perché è necessario avere un ambiente? Perché l'ambiente deve aiutare il bambino a manifestare quella che è la sua esperienza di Dio. E la manifesta vivendo, con l'aiuto del catechista che lo introduce in questo ambiente, vivendo quel silenzio, soprattutto il silenzio di cui il bambino è affamato. Sembrerà strano, probabilmente, non lo so, mi piacerebbe che non fosse così strano. Il bambino è affamato di silenzio. È desideroso di concentrarsi, certo, di concentrarsi di fronte a qualcosa che lo attira, che lo attrae, e questo qualcosa che lo attrae è la presenza di Dio. Allora l'ambiente aiuta il silenzio, perché è un ambiente dove il bambino trova tutto a sua misura e trova quelle
quegli elementi che gli consentono di lavorare in autonomia, gli consentono di stare con gli altri nella misura in cui desidera stare con gli altri e di poter stare solo. Un ambiente, quello che vedete la fotografia, un ambiente con bambini piccoli, di età 3-6 anni. Ecco, qui trovate, questo è l'atrio della mia casa, sono due stanze di un appartamento, e vedete anche qui sono bambini più grandi, dai 6, 8, 9 anni, lavorano ciascuno, hanno tutto quello di cui hanno bisogno, trovano tutto quello di cui hanno bisogno e lo trovano a loro portata di mano. Sanno dove si trovano le cose, possono muoversi completamente in autonomia, l'ambiente viene illustrato all'inizio, il bambino viene introdotto nell'atrio, gli si mostra come si sta nell'atrio, come ci si muove. Come vedete, è un ambiente, quello della mia casa, è un ambiente abbastanza ristretto. E i bambini devono imparare, e amano molto questo esercizio, come ci si muove senza disturbare gli altri, come si spostano le sedie, come si va da un luogo all'altro, perché c'è un lavoro che si fa in un angolo e c'è un altro lavoro che si fa da un'altra parte. E i bambini autonomamente si muovono, scelgono il lavoro. E qui, certo, entriamo poi in un altro elemento, ma adesso voglio rimanere nell'ambiente. L'ambiente è il luogo dove il bambino manifesta e vive, cioè vive e manifesta il suo rapporto con Dio. Da questo ambiente, vi posso assicurare, dopo 2 ore di lavoro il bambino non vorrebbe più andarsene. Normalmente i genitori aspettano fuori in corridoio e i bambini li chiamo, vado vicino a uno, gli dico: guarda, è già arrivato papà, digli di aspettare un momento. È costante questa reazione. E in una di queste illustrazioni vedete una catechista seduta, sta dietro due bambini che lavorano a un tavolino, è una persona più anziana, cioè i capelli un po' bianchi. Ecco, è una catechista che sta seduta. Nell'ambiente atrio non c'è una cattedra, su questo torneremo molto a parlare. Qual è la funzione del catechista? Il catechista non ha una cattedra. Il catechista ha una seggiolina, piccola se sta nell'atrio dei piccoli, più grande a misura se sta nell'atrio dei più grandi. Ha una sua sedia, ha un suo luogo e sta lì. E se un bambino ha bisogno di qualche cosa, si avvicina, fa domanda, chiede, il catechista risponde. Per il resto, il catechista sta. Una volta chiesero a Sofia, questo lo voglio dire perché è stata una risposta molto interessante. Vedremo meglio qual è la funzione del catechista, però certamente è una funzione, diciamo, attiva in 2 ore di incontro di catechesi, perché l'incontro di catechesi deve svolgersi almeno, non meno di 2 ore. In queste 2 ore il catechista ha una funzione attiva per un quarto d'ora, 20 minuti, tutto il resto sta seduto. E allora una volta chiesero a Sofia: ma che cosa fa il catechista lì seduto? E Sofia fa, dice: il catechista seduto contempla il lavoro che Dio fa con i bambini. Il catechista seduto ha il privilegio di contemplare il rapporto che ciascuno bambino vive con il Signore e di servire questo rapporto.
Dicevo, l'incontro dei catechesi non dovrebbe durare meno di 2 ore, non è un orario così basato sul nulla. Sappiamo che c'è un ritmo e possiamo dire una diversa dinamica nell'interesse che il bambino ha nei confronti di determinati lavori, di determinate presentazioni, di determinati contenuti. L'interesse si accende, ha una sua fase di mantenimento, poi in genere, dopo un tre quarti d'ora più o meno, sempre non è l'orologio, però capita che i bambini, dopo un po' di tempo, appunto, diciamo un tre quarti d'ora, un'ora più o meno, hanno come la necessità di 5 minuti, diciamo, di relax, di staccare. Sono minuti che il catechista deve conoscere molto bene, perché se non sa che cosa sta verificandosi, può pensare che il bambino si è annoiato e allora bisogna immediatamente presentargli qualcosa di nuovo. Oppure può pensare che si è stancato e quindi è bene interrompere l'incontro, la riunione. Invece sono 5 minuti. Veramente, a volte bastano 5 minuti in cui lasciare che il bambino si alza, si gira un po', stia un po' come che non sa che cosa fare, 5 minuti, io dico così, di relax, dopodiché prende un altro lavoro. E a quel punto l'interesse diventa fortissimo, la concentrazione è fortissima e a quel punto il bambino può andare avanti la sua attività per più di un'ora. Ecco perché è necessario che l'incontro di catechesi con il nostro metodo, con il nostro modo di presentare gli annunci, i temi della catechesi, abbiano almeno 2 ore. Ed ecco perché normalmente, quando proprio stiamo per finire, i bambini non finirebbero più perché sono entrati in quella fase seconda del ritmo del lavoro nella quale potrebbero durare molto più a lungo. Allora, l'ambiente preparato a misura di bambino deve avere tutte le cose che servono al bambino. L'ambiente deve servire a rendere indipendente il bambino. Il bambino non deve dipendere dal catechista, non deve dipendere dall'adulto, questo è proprio di ogni scuola Montessori. L'ambiente serve per rendere indipendente il bambino. Sa dove trovare le cose che gli servono, sa come si deve muovere, come. Sa, è il suo habitat, è fatto a misura sua. Ecco altri ambienti, bambini che lavorano, questi sono bambini più grandi, questi due stanno copiandosi il messale, quando sono dopo gli 8-9 anni, sono due bambini che stanno copiandosi tutto il messale. Tutte le preghiere si scrivono un loro proprio messale. Adesso noi dovremo cambiare un pochino alcune preghiere perché sono cambiate, ma abbiamo ogni preghiera in un cartoncino, il bambino copia e si costruisce il suo messale che poi viene rilegato e il bambino ha il suo messale. E questi sono altri lavori con bambini che lavorano. Ecco, l'ambiente che permette il lavoro. Questo è un lavoro sulla storia, bambini più grandi hanno queste, ecco tutto.
Perché parlo di lavoro? Perché oltre all'ambiente c'è un materiale. Il materiale, chi di voi conosce qualcosa di Maria Montessori sa che per Maria Montessori tutta l'istruzione, la formazione, culturale dei bambini si attua attraverso un materiale. Materiale è un termine molto concreto, cioè qualcosa di concreto. Qui vediamo un bambino che lavora con il materiale della parabola del buon pastore. La parabola del buon pastore, parabola centrale per la nostra catechesi, una parabola che i bambini ci hanno indicato, che rispondeva e risponde in modo particolarissimo alle loro esigenze. E la leggiamo dalla Bibbia, si legge dalla Bibbia, si legge dal Vangelo, ma poi il bambino non sa leggere, questo è un piccolo di 3 anni. Allora ecco che il materiale è la concretizzazione, la materializzazione di quello che si è letto. E perché possa essere un vero materiale di catechesi, deve rispettare nella maniera più fedele quello che si è letto. Nella parabola del buon pastore c'è un pastore e ci sono pecore. E qui, come vedete, c'è un modellino, una sagoma di pastore e di pecore, e un recinto, e una base. Qualcuno potrebbe dire, ma le pecore vanno al pascolo, ci si potrebbe mettere degli alberi, dell'erba. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, non si parla di erba, non si parla di alberi. Il materiale deve rispecchiare fedelmente il testo e lo deve rispecchiare in maniera molto fedele, ma anche un po' allusiva. Non è necessario assolutamente mettere delle pecore a 3 dimensioni. Sono modellini semplicissimi. Non devono attirare con colori, con perfezione di dettagli. Devono soltanto aiutare il bambino a ritornare da solo a quello che ha ascoltato. E che la catechista ha presentato leggendo dal Vangelo e muovendo semplicemente in base a quello che il Vangelo dice il materiale. La prima presentazione la fa il catechista, muove il pastore, le pecore lo seguono e fa uscire le pecore seguono. Dopodiché il bambino ha questo materiale a disposizione e in ogni atrio c'è un solo materiale. Non ci sono tante copie della parabola del buon pastore, ce n'è una sola. Ogni materiale è unico. Il che vuol dire che potrebbero esserci 2 o 3 bambini che vogliono ugualmente lavorare con questo materiale. Ma finché ci lavora un bambino, gli altri devono trovare un altro modo di lavoro. E questo è il grande aiuto dell'ambiente, il grande aiuto del materiale. Ci si rispetta. Ha chiesto Filippo di lavorare, adesso ci lavora lui, poi tu ci lavorerai. Intanto, se vuoi, puoi fare un disegno sul pastore. Un solo modello per ogni materiale. Ma perché è importante il materiale? Prima di tutto, l'ho detto. Il bambino non può leggere, il materiale concretizza quella pagina, in questo caso quella parabola. Se io voglio meditare la parabola del buon pastore, capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, prendo il mio Vangelo, mi metto comoda e leggo, medito, rileggo, ripenso. Il bambino fa e rifà. E la rifà. E la rifà tante volte. E torna la settimana dopo e
autonomamente sceglie di riprendere quella scatola e tornare a meditare e tornare a rifare, che sarebbe come dire tornare a rileggere. È così che si è potuto capire quali erano gli annunci che rispondevano di più a una determinata età. Quella scatola, dove c'è il materiale del buon pastore, era continuamente presa e ripresa. Altri materiali che inizialmente Sofia e Gianna avevano preparato, quelle scatole rimanevano lì, non erano riprese. Vuol dire che quell'annuncio, che magari sembrava tanto importante per noi, non era così per i bambini, però sbaglio a dire sembrava tanto importante, perché normalmente i bambini hanno scelto da piccoli gli annunci più importanti. Ricordiamoci che la parabola del Vangelo di Giovanni, capitolo 10, è una parabola cristologica essenziale, centrale del mistero di Cristo. Allora, il materiale consente al bambino di meditare come faremmo noi adulti. Non può leggere, ha quel materiale e le prime volte di solito il bambino chiede al catechista: me la leggi? E allora io mi avvicino, leggo dal Vangelo al ritmo del bambino e il bambino segue quello che la lettura dice. Ma il materiale consente una meditazione personale. Qui ho riportato questa foto perché quel signore, così anziano con il bastone, è Mario Montessori, il figlio di Maria Montessori, tanti anni fa. Questa è una foto di tanti anni fa, che era venuto a visitare, l'atrio di Sofia Cavalletti. E Mario Montessori, che stava lì con i bambini, questa bambina stava lavorando con la liturgia di Pentecoste. Ecco, ambiente, materiale e poi catechisti. Chiaramente i catechisti devono essere formati. Devono essere formati, ma io sulla figura del catechista mi fermo qua, perché si entrerebbe in un argomento in cui preferisco entrare la prossima volta. E così abbiamo un pochino di tempo, se volete. Qualcuno diceva, scusate, ho letto una chat, ma non ho visto. Per l'ambiente, compaiono, ma poi non leggo quello, non faccio in tempo a leggere quello che c'è. Qualcuno che può dirmi che cosa. Sì. Ci sono, hanno scritto varie cose. Sì. Una persona diceva: penso che per quanto riguarda l'ambiente, bisognerebbe parlare della situazione attuale in cui stiamo vivendo. Certo, La mia certo. Certo. intenzione non è per polemizzare, ma per chiedere aiuto. Noi di fatto, da quando è iniziato il lockdown, non abbiamo potuto continuare a lavorare con i bambini, perché almeno io nel mio ambiente, avete visto, è molto piccolo e i bambini non potevano stare a distanza. In altri luoghi dove invece l'ambiente era più grande, si è potuto continuare a lavorare. Con i piccoli piccoli non è stato possibile. Non è stato possibile perché il bambino piccolo ha bisogno estremo di movimento. Deve potersi muovere, deve toccare, e quindi mentre con bambini di 8, 7, 8 anni si può dire, anche perché ormai lo conoscono, sanno qual è la situazione, si può dire: guardate, però vai a prendere un lavoro, però te lo metti sul tavolo, stai con la mascherina o con altro. Con i bambini piccoli questo non l'abbiamo potuto fare. E quindi per noi questa situazione è veramente una situazione grave, una situazione che ci fa soffrire, perché non abbiamo, almeno qui a Roma, mi pare che in due parrocchie hanno potuto ricominciare un po' con i bambini perché hanno un ambiente più grande, e quindi possono mantenere quel tipo di distanza e quel tipo di
ecco, di accorgimenti che si possono fare, però certo con i piccoli questo diventa più difficile. Un'altra domanda, dice sul periodo 6-12 anni, le sue affermazioni sembrano quasi escludere la possibilità di creare una relazione profonda contemplativa, nel caso in cui questo incontro con Dio non avviene presto, dai 3 ai 6. Allora, Ma no, allora non si esclude così l'esperienza delle conversioni adulte, oppure c'è un'esperienza religiosa che racchiude un seme inerte? Un no, luogo visitato da Dio ugualmente. no. Allora, grazie a Dio, il nostro Dio è grande e può fare quello che vuole e fa quello che vuole. Quello che io volevo dire è questo: c'è un'età d'oro, un'età preziosa, nella quale il rapporto con Dio si radica in maniera naturale, in maniera profonda, in maniera così profonda che rimane. E rimane non perché i bambini che hanno avuto la catechesi dai 2 a 3 anni sono vaccinati per tutto il resto della vita e crescono santi. Arriva l'adolescenza, si entra in un altro periodo sensitivo e tutto cambia, e bisogna riavere un'esperienza con Dio totalmente nuova. Però quello che c'è stato, perlomeno, perché abbiamo fatto tanti incontri, tante volte abbiamo cercato di rincontrare ex bambini, no? E chiedere, e le esperienze di ex bambini ormai di 30-40 anni sono state le più diverse, c'erano anche ex bambini che avevano lasciato la pratica religiosa, ma quello che si ricordavano era sempre qualcosa di molto positivo, qualcosa di molto serio. Allora, perché io ho insistito sulla necessità di iniziare da piccoli? Ripeto, non voglio dire che Dio non si possa incontrare, non si possa convertire fino all'ultimo giorno della nostra vita. Però è un pochino, mi dispiace che si cominci quando si è in quell'età in cui la prima esigenza che si ha nel rapporto con Dio è quello di chiedere a Dio che cosa devo fare. Ecco qual è il problema. Che cosa devo fare? Perché mi interessa, perché voglio saperlo. Allora, è molto diverso se io questa domanda la rivolgo a un Dio che fino a quel momento in cui mi sorge questa esigenza di sapere cosa devo fare, è stato il Dio che mi ha amato nella maniera più gratuita. E da cui mi sono sentito amato nella maniera più gratuita. Non mi ha chiesto niente quando avevo 3 anni, 4 anni. Non mi ha indicato comportamenti. Guardate, questo è un tema molto importante e lo dovremo toccare molto a fondo. La formazione morale. Il cristiano è una persona che vive una vita morale tutta particolare, ma vive una vita morale tutta particolare perché segue la voce di Dio. La morale nelle lettere di Paolo, prendiamo perché alla base della nostra fede ci sta la scrittura. Ecco, Paolo dà indicazioni molto precise in campo morale, ma queste indicazioni precise le dà a partire da un annuncio. Il primo annuncio è: siete luce, siete luce. Lo diamo subito ai bambini questo annuncio, con il battesimo. Noi siamo luce nel Signore. E in questo essere luce nel Signore, il bambino piccolo si ferma, la gode in maniera profonda. La luce è una realtà che per i piccoli, fondamentale. Pensiamo, siamo 2, 3 anni, 4 anni a godere di essere luce nel Signore. A un certo momento mi viene detto
Comportatevi da figli della luce. Perché mi posso comportare da figlio della luce? Perché io sono luce nel Signore. Ma se questo annuncio, comportatevi da figli della luce, mi viene dato senza che io abbia potuto fare a lungo, negli anni in cui ero capace di vivere nella profondità del mio essere, globalmente, la gioia di essere luce, questo comportatevi da figli della luce potrebbe farmi sorgere un'altra domanda: ma perché lo devo fare? Perché mi viene chiesto questo? Perché devo seguire queste parole che sono anche parole molto esigenti, parole che possono essere anche molto difficili. Ma se io amo una persona, lo sappiamo benissimo, qualunque cosa sono in grado di fare perché la amo, ma devo prima innamorarmi e poi essere capace di sacrificarmi. Il tempo dell'innamoramento è un tempo prezioso e nel bambino il tempo dell'innamoramento è i primissimi anni di vita. Dopo non è che non ci si può più innamorare di Dio, per carità, ma proprio intorno ai 6, 7, 8, 9 anni non è quello il tempo specifico dell'innamoramento. Quello è un tempo specifico per altri tipi di esigenze e di capacità. Allora, ecco, è diverso. È diverso fare questo annuncio, per esempio, intorno ai 12, 13, 14 anni. Lì sì che è un'epoca in cui si può rifare un primo annuncio, perché è un'epoca che vede potenzialità nel bambino di relazione personale più profonda. Solo questo voglio dire. Quindi, va tutto bene perché Dio è capace di tutto, però non è indifferente l'età in cui si comincia a dare una formazione religiosa, non è indifferente, perché dopo diventa più faticoso ricostruire un rapporto che sia il più possibile unificante. Ho detto. Non siamo noi che lo diciamo, intorno ai 6 anni l'essere umano si specializza e le specializzazioni sono importantissime per la sua vita, ma queste specializzazioni portano a un concentrarsi di interesse verso quell'aspetto che rende più marginale altri aspetti. E allora prevale un aspetto su un altro e nell'età dai 6 a 9 anni l'aspetto che prevale è l'aspetto morale, comportamentale. Ora penso che nessuno di noi vuole essere, vivere e aiutare la formazione religiosa dei bambini a farne dei cristiani perché si comportano così. Il cristiano non è uno che si comporta così, il cristiano è uno che vive con Dio e allora è dalla stessa partecipazione alla vita di Dio che acquista uno stile di vita. Ripeto, però su questo aspetto della formazione morale dobbiamo tornare di nuovo perché è un aspetto molto importante. Però, ripeto, non vorrei che le mie parole possano aver fatto pensare che è impossibile allora appunto convertirsi. La conversione è sempre possibile. Bene, grazie Francesca.